così sono rumors di mercato, sembra proprio di sì. Adesso aspettiamo e vedremo la reale destinazione di Fabiano, quindi aspettiamo e vediamo che succederà. Sicuramente lui spingerà per andare a giocare nella cadetteria, nella Serie B. È anche vero che comunque Avellino è una piazza molto importante in Lega Pro, Serie C, quindi la scelta non è facile. Senti, che girone ci sarà l'anno prossimo? Se dovesse retrocedere anche la Juve Stabia, insomma, insieme al Trapani, l'Avellino, il Palermo, il Bari, insomma, veramente sarà una B2? Sì, sicuramente. Purtroppo per l'Avellino sarà una B2. Da un lato, sotto il profilo di interesse generale, di spettacolo, eccetera, sicuramente è più bello giocare tra piazze importanti che giocare un campionato con piazze più piccole. Sotto il profilo per la riuscita di raggiungimento dell'obiettivo sarà molto molto più difficile, perché piazze come Bari, l'hai detto tu, Palermo o Juve Stabia, Trapani, che magari rischiano di retrocedere, stesso Cosenza che sempre indico, sono piazze che comunque se dovessero fare il campionato di Lega Pro sarebbero piazze che farebbero, che punterebbero a vincere, quindi per l'Avellino sarebbe un problema. Che rosa ti aspetti da Braglia e da Di Somma? Sicuramente l'allenatore, io l'ho anche avuto a Foggia, un grande allenatore, un allenatore preparatissimo, un allenatore vincente, abituato a vincere, quindi aspettiamoci un Avellino che sarà competitivo. Credo che Di Somma costruirà una squadra competitiva, non bisogna fare voli pitagorici, bisogna stare sempre con i piedi per terra, non pensare che l'Avellino possa facilmente vincere un campionato, sarà difficilissimo.